Giornatissimo a tutti ragazzi ed eccoci tornati con questo nuovo video. Dopo molte richieste oggi ho deciso di portarvi qui sul canale un video, una guida diciamo, su come conquistare un ragazzo. In pratica io vi darò dei consigli utili su come far colpa su un ragazzo che magari vi piace per sconfiggere la timidezza. Però come al solito prima di iniziare saluto 5 persone che me l'hanno chiesto su Instagram con l'hashtag Nick salutami. Quindi saluto Aurora Garda, Ilenia Guerrieri, Manuela, Giulia e Deborah. Ciao a tutte, un bacione. E detto questo direi che potremmo cominciare con il video. Il primo consiglio che vi do per conquistare un ragazzo è quello di essere gentili e non troppo sgarbati con lui. Perché solitamente noi ragazzi odiamo farsi sottomettere ed essere trattati male. Ovviamente la cosa deve essere reciproca, perché comunque penso nessuno andrebbe da un ragazzo che la tratta male così, è una roba un po' assurda. Ovviamente se con un ragazzo avete più confidenza e sa che magari lo fate per scherzare ci può stare al gioco. Però con un ragazzo su cui volete far colpo e che conoscete poco è una cosa molto sconsigliata. Il secondo consiglio che vi do per conquistare un ragazzo è quello di non stargli troppo addosso, perché se state troppo addosso a un ragazzo si potrebbe stufare molto facilmente di voi. Quindi dovreste cercare di non parlargli ogni 2 per 3, di chiamarlo, di cercarlo, cioè ogni secondo, e di restare un po' nel vostro. Ovviamente non vi dico di non parlargli più, perché sennò come fate a conquistare, cioè, è matematicamente impossibile. Certamente che potete parlargli, dialogare eccetera eccetera, però nel momento che vi sembra più opportuno, ecco. Il terzo consiglio che vi do per conquistare un ragazzo è quello di non essere troppo volgari ed evitare cose tipo bere e fumare, perché un ragazzo potrebbe farsi facilmente una brutta idea di voi e cercherebbe di evitarvi ad ogni momento. Inoltre, già che ci sono, volevo dirvi che secondo me sono inutili queste cose alla nostra età, anche se in realtà nessuno dovrebbe farle, perché se ti rovini e basta. E poi come ho detto prima, le persone potrebbero farsi una brutta idea di voi. Il quarto consiglio che vi do per conquistare un ragazzo, che si ricollega al secondo consiglio, ovvero quello di non stargli troppo addosso, è quello di non essere troppo manesche con lui, nel senso di evitare di dargli pacche, schiaffoni, botte e cose di questo genere, perché potrebbe pensare che siete delle persone aggressive, anche non si sa mai. E anche di non essere troppo morbose, tipo di accarezzarlo, abbracciarlo in continuazione, perché dopo è un po' un casino, ecco. E infine il quinto ed ultimo consiglio che vi do è quello di saperlo cogliere al momento giusto. Cioè potete vederlo triste, dovete andare da lui a chiedergli come va, come sta, e consolarlo. O anche tipo quando lo vedete arrabbiato, così lui potrà capire che se vi preoccupate per lui vuol dire che ci tenete. Mentre se non gli parlate, non gli chiedete come va, non lo consolate, lui potrebbe lasciarvi perdere. E quindi cercate di trattarlo nel modo giusto quando lo vedete di un certo umore. Quindi ragazzi, questo video si conclude qui. Non so se avete fatto caso al cambio di ripresa, ma mi si è spenta la fotocamera, quindi ho dovuto continuare con l'iPhone. E vabbè, se questo video vi è piaciuto vi consiglio di lasciare un like qua sotto, commentare, di condividere con tutti i vostri amici e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Se volete qua sotto nei commenti scrivetemi anche se vi piacerebbe vedere altre guide di questo genere sul canale, e magari che ne so, altri consigli per conquistare un ragazzo. Inoltre, per stare aggiornati su notizie riguardanti il canale, vi consiglio di seguirmi nelle pagine Instagram, Facebook, Musical.ly, Twitter e Snapchat, il quale link e nickname trovate qua sotto nella descrizione e nell'info box. Detto questo direi che noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione.